chi lo dice che in Liguria il mese di agosto non si può parcheggiare in libera? Chi lo dice? Guardate, sto andando dentro nel mio posticino in retromarcia perché chiaramente così almeno il muso è già rivolto verso l'uscita. Devo dire una cosa, che c'è un bel venticello, ci sono 26 gradi dai tabelloni che si vedono, però sentite che c'è un po' di venticello, si sta veramente bene. Chiaramente in montagna adesso fa più fresco, però di giorno qua si va al mare, domani sì, domani andiamo giù al mare a bagnarci un po', perché a stare là in quelle pozze lì veramente non mi piaceva, quindi sì, è stata bella la compagnia, le grigliate e tutto, però è più bello adesso il mare, tranquillità. Anzi, andiamo a farci un giretto, vediamo un po' com'è. Sono nel mio solito parcheggio, buongiorno, guardate, sempre sporco di schifezza, dopo pulirò. Ma la cosa più bella è che la gente è proprio talmente stupida che guardate, c'è il sacchetto azzurro, un altro sacchetto qua pieno di merda di cane e l'altro l'hanno appeso qua, cioè hanno fatto cagare il cane e l'hanno tirato su e l'hanno appeso, cioè ma lasciala giù piuttosto che va via, cioè è assurda, cioè io queste cose boh. È proprio da dementi, dementi, un demente può fare una cosa del genere, non c'è altro modo. Niente, siamo qua, questa pianta purtroppo continua a crescere e sì, fa ombra, ma poi i pannelli ci stanno, da questa qui dovrebbero caricarsi, quello dietro di là non si caricherà bene, però va bene così, che l'altra volta mi ero messo di qua al contrario, quindi un po' più luce la prendeva. Vediamo quante, a parte che tanto sono solo 2 giorni che sto qua, poi comunque c'è il vento, ci sono 28 gradi dentro, ma c'è il vento, si sta bene, dai, non è. E adesso poi andare al mare. Ok ragazzi, qui siamo al mare, finalmente. Allora hanno fatto il bagnetto. Lui è un po' distrutto, sempre provato quando fa il bagno. Sonno e vabbè, sono le 8 del mattino, tutto vuoto. Allora ragazzi, grosso guaio alla Chinatown, vabbè, mi si è scassato il gradino elettrico, adesso ci ho messo una corda con un nodo lì e un nodo dentro qua, legato a un fustino per tenerlo su. Vi faccio vedere da qui. Questo qui. E vado, mi sposto in un altro parcheggio perché qua non ce la fanno le batterie a caricarsi, avendo il clima acceso. Perché c'è un pannello completamente coperto dal pino, quindi non va bene questo parcheggio per le esigenze che ho io adesso. Sì, ho cambiato parcheggio e sono. Ve l'avevo già detto, non mi ricordo. Comunque, ho cambiato parcheggio, sono praticamente letteralmente nel parcheggio dell'Eurospin. Vi faccio vedere. Abbiamo davanti un bel camperozzo nero, chissà che freschino che ci sarà su lì. Guardate che immondizia c'è qua. Saranno i camperisti? O no? Non si sa. Comunque, fatto sta che c'è anche un sacco lì. C'è immondizia dappertutto. Ma il bello è che adesso vado a prendermi un gelato all'Eurospin, lascio i cagnolini su qui a fare la guardia un attimo. Ho solo il portafoglio, prendo il gelato e esco. Meglio di così. Allora, gelato preso.
e ho speso meno di 3 euro, quindi il solito gelato che prendo in gelateria. Questo costa 75 centesimi, è un cono tipo quello della Algida, e ho preso un pacchetto di grissini e dei würstel e li ho lasciati a, non posso dire due barboni, è una coppia che c'è lì. Sì, penso che siano in quella macchina, dormono in macchina mezza scassata che c'è lì. E niente, vabbè, quello che sono, gli ho lasciato il booster e un pacco di grissini. Hanno un cane e lui mi aveva fatto i complimenti per i miei, ma non avevo ancora visto che erano lì a fare l'elemosina praticamente. E niente, ho fatto un piccolo gesto così, tanto per. Va bene, ciao. Vabbè, tutti possono farlo perché comunque, ripeto, ho speso meno di 3 euro e ho mangiato lo stesso gelato. Stasera non vado in gelateria per principio, dico, ma perché devo andare a spendere 3 euro di un gelato che comunque sia me lo mangio lo stesso? Anzi, domani ancora, domani ne prendo uno a mezzogiorno e uno alla sera. Ed è veramente buono, col latte fresco. Qui c'è scritto sulla confezione. Adesso andiamo a farci un bel giretto, ho attaccato il ventilatore un attimo e andiamo, eh. Ragazzi, stasera si va di anguria e vi faccio vedere l'anguria del camperista. Eccola qua. La mini. E vi dico anche quanto l'ho pagata perché alla fine anguria baby 2,84 euro, che non è poco, però ci sta nel frigo anche. Dopo andiamo a farci un altro giretto. Oggi, stasera, li ho portati a fare un bagnetto. Qua vicino c'è la spiaggia, ma è bruttissima in mezzo ai containers, alle barche parcheggiate, pescherecci. Cioè, c'è gente invece che sta lì a farsi il bagno. Vabbè, comunque, bella o non bella, ci ho portato a mettere a bagno i cani. E adesso sono qua freschi. Infatti, c'è il pavimento che fa schifissimo. E poi domani vediamo. Domani dovrebbe arrivare forse la. Un ragazzo va a me a sistemarmi il gradino, se no vado via così, lo sistemo a casa. Ragazzi, è spettacolare. Anche buono, dai. Pochi semi. I cagnoloni che guardano, allora gliela diamo un pochettino che si rinfrescano anche loro. No. Buona? Buona e anche bella fresca. Adesso mettiamo via questa qua e la metto in un sacchetto perché non riesco a trovare carta oleata. Tanto va bene uguale, questo per non far cadere l'acqua, e la rimettiamo in frigo. Penso che questa qua me la papperò tutta. Sì, molto buona. Buongiorno, allora stamattina si va per un giretto in spiaggetta lì, questa qua brutta, vediamo un po' di passare questa giornata. E ci sono 30 gradi, 30 gradi in campo, ahia. Ci sono 30 gradi in camper, ho tenuto aperto tutte le finestre, siamo qua nel parcheggio sempre dell'Eurospin. C'è il turbovento acceso e niente, ho tenuto acceso tanto il condizionatore ieri, le batterie sono al 60%, che è ancora tanta roba, potrei tenerlo acceso ancora adesso, solo che tanto devo andare via, quindi magari al ritorno gli diamo un'altra botta di fresco perché
essendo già chiuso il camper, accendiamo quello direttamente. Se no è uno sbatti ogni volta chiudi le finestre, chiudi il riobrò, cioè, allora cosa faccio? Quando lo chiudo perché vado via, al ritorno lo accendo subito, così butta fuori l'aria fresca subito e va bene così. La vista non è delle migliori perché vedete in fondo di là ci sono tutte le gru. Sì, è un parcheggio, puoi passare una notte, massimo due, perché dopo c'è il casino proprio di spostano i container, botte da assurde, la gallina che canta, dietro c'è qualche cosa, poi c'è sempre gente, comunque ci sono lì che bivaccano fuori lì dalla macchina. Fuori tutta la roba, no? Per terra, dai frigoriferi, cose. Boh, poi vabbè, sono i camperisti che sporcano. E niente, andiamo a fare un giretto e via. Allora, la spiaggia non è bellissima perché chiaramente c'è tutto quel porto qua, pescherecci e tutto, però la cosa fantastica è che c'è l'acqua calda per fare la doccia lì, praticamente lì, vedete? L'acqua proprio esce calda per farsi la doccia quando esci dal mare, insomma, ma comunque calda, tanta roba. Ragazzi, oggi fa un caldo disumano qua dentro. Vabbè, adesso c'è acceso il clima, le batterie si sono ricaricate, siamo a posto, cioè sono ricaricate, sono al 75%, però comunque appena stasera lascio attaccato il clima perché stare in camper è impossibile. Fai conto che appena acceso adesso comunque sono 35 gradi dentro, stanotte non è scesa sotto i 30 e va bene. È giusto che sia così, il caldo va bene, ci sta, magari anche troppo no. Comunque 30 gradi in camper va bene, 35 diventano un po' più pesanti, E quindi niente, adesso vediamo che mia figlia dovrebbe arrivare, quindi boh, ci faremo una giornata insieme qua al mare, però boh, adesso vediamo se andare giù o meno perché fa un caldo bestiale. Infatti hanno iniziato a banfare i cani, adesso non stanno diminuendo pian pianino. Vedete? Lui ha smesso. E quando fa troppo caldo si capisce dai cani. E i cani cominciano a tutto così e perché fa troppo caldo, anche con i ventilatori non si riesce, quindi ho acceso un attimo il clima. Facciamo 2 o 3 ore, giusto tutto il pomeriggio, da far abbassare un po' la temperatura fuori, poi andiamo magari a bagnarci un pochettino al mare, in quel mare stupendo che avete visto. Ragazzi, ho fatto un attimo di break perché praticamente siamo. È successo un po' un fattaccio e sono con mia figlia, vedete lì davanti. E cioè, niente, si è stata ricoverata di nuovo mia mamma in ospedale, quindi oggi siamo stati qua praticamente a Savona. E niente, vediamo un po' come sono gli sviluppi, poi vediamo cosa diranno i medici. Comunque al massimo vi tengo aggiornati lo stesso, per qualcuno so che è interessato. E adesso stiamo ritornando a casa, anche se avrei ancora 2 giorni di ferie, ma sto ritornando a casa per fare compagnia a lei e anche per fare un po' di servizi, lavanderie, robe del genere in camper, quindi c'è il camper che fa veramente pietà e pulisco e tutto. È un po'... Sono stati giorni difficili senza fare una mazza.